momento di grande comunione. E allora è stato invitato, visto che i cardinali non potevano essere presenti, questa figura bellissima del patriarca di Venezia. Pietro mi dice che è in arrivo, penso di sì, ecco, lo accoglieremo pregando appunto con lui. Ecco, ci alziamo in piedi. Preghiamo con il Patriarca Francesco, preghiamo per il Patriarca Francesco. Ora il patriarca, insieme agli altri ministri, si ritira per predisporsi per la Santa Messa. Come vi dicevo, Don Orione era grandemente amico dei patriarchi di Venezia. Potete accomodarvi. Perché era grande amico dei patriarchi di Venezia? Anche qui sindaco annoti. C'era un grande tortonese giovanissimo, un po' bizzarro a dire il vero, ma gli artisti sono un po' bizzarri, che corrisponde al nome di Lorenzo Perosi. Lorenzo Perosi, giovanissimo, avevano 25 anni, 26, non di più, viene chiamato dal patriarca sarto, che poi diventerà Pio X, direttamente a Venezia a dirigere la cappella di San Marco. Bene. Non so come, ma lui, gli informatori qui a Tortona li aveva, c'era il papà Marziano, il fratello che poi diventerà cardinale Carlo, che gli fanno sapere che insomma il patriarca e il giovane maestro giocano a carte. E a quel tempo, insomma, gli ecclesiastici che giocavano a carte non era il massimo. E lui, Don Orione, che non ha manco 30 anni ed è un pretino, tra l'altro pieno di preoccupazioni, scrive al patriarca dicendo che non è corretto che un patriarca, insieme al suo maestro di cappella, giochi a carte. 1903. Il
c'è il conclave, muore appunto Leone XIII, tutti si danno da fare, il cardinal Rampolla, che era segretario di Stato, doveva diventare appunto Papa, ma il cardinal Puzzina, non prendetevela con me, questo era il suo nome, era appunto arcivescovo di Cracovia, cardinale a quel tempo suddito di Francesco Giuseppe, arriva in conclave e dice: Sua Maestà Apostolica, l'imperatore d'Austria e re d'Ungheria, pone il veto. Era un antico privilegio che avevano l'imperatore, l'Austria, la Spagna e la Francia. Tutti dicono: no, ormai sono cose da Medioevo, questa cosa non la rispettiamo. Ebbene, vanno in conclave, il cardinal Rampolla non raggiunge il quorum. Scende, viene avanti il nome appunto del cardinal Sarto, patriarca di Venezia. Ebbene, a un certo punto il cardinale di Marsiglia si rivolge a lui parlandogli in francese e il cardinal Sarto dice: Gallice non loquor, non parlo francese. E l'altro gli risponde: sì, Gallice non loquor, non es papabili, se non parli francese, a quel tempo il francese era l'inglese di oggi, non puoi diventare papa. E lui risponde: non sum papabilis, Deo gratias, non sono papabile, Deo gratias. Fatto sta che hanno eletto lui. Dopo un anno Don Orione chiede udienza al papa. Va, naturalmente Don Orione ricordava tutto. Parlando, Don Orione è veramente inondato, ecco, dall'amore del papa. Pio X si fidava totalmente di Don Orione, incarnava il suo pensiero, cioè dei cristiani che finalmente si svegliassero, che finalmente uscissero di sacrestia, va bene? Preti che non fossero semplicemente legati a sottane, ma preti che avessero i calli sulle mani, così li voleva Don Orione per il lavoro. Ecco allora che tutta l'udienza, eccetera, eccetera, bene, ecco, ti do la mia benedizione, però prima devo farti vedere una cosa, tira fuori la famosa letterina e gliela mette davanti. Ecco, sapete che Don Orione avrà la fiducia piena di Pio X. Pio X lo manderà a fare il vicario generale a Messina, dove tutto era sconvolto, 40.000 morti. Cioè, adesso noi, per carità, con tutto il rispetto, pensiamo all'Aquila, sono 300, sono tantissimi, perché un morto è morto. Ma là 40.000 morti, la distruzione totale della città, e Don Orione è là a fare il vicario generale. C'è un'altra figura bellissima, quella del cardinal La Fontaine. Quando lui è in Sicilia e Calabria per assistere gli orfani, La Fontaine è vescovo proprio a Cassano, una località appunto della Calabria. E quando appunto dopo l'elezione di Sarto a Pio X si libera la cattedra di San Marco, ecco che appunto La Fontaine va a Venezia. E lì Don Orione inizierà tutta una serie di opere. Ecco, Don Orione cosa vuole realizzare? Voi dite: beh, Don Orione è il prete della carità. Sì, ma Don Orione è il prete che vuol portare gli uomini, le donne del suo tempo a Cristo, alla Chiesa. Ma non si può dire alla gente: fai così. Devo prima dare un esempio. E veramente gli esempi trascinano. E Don Orione che cosa farà? Costruirà proprio le case per appunto gli orfani, incomincerà ad aprire le proprie case per gli studenti. Ecco, in Venezia aprirà appunto quello che sarà l'Istituto Artigianelli, e ancora oggi è il più grande complesso appunto civile, quindi non del demanio, non del comune di Venezia. E ancora oggi si pratica la carità. Lì chiaramente Don Orione, per insegnare un mestiere, aprirà una tipografia, la tipografia appunto degli Artigianelli, per dare ai giovani di quel tempo tanto e tanto lavoro. Ecco, questo per dirvi che siamo sulle ali della storia. Quindi, ricordando oggi la presenza del patriarca Moraglia, ecco, noi pensiamo appunto a questa grande amicizia che c'era tra Don Orione e questi grandi santi che sono stati sulla sede appunto di San Marco. Tra l'altro tenete presente che ben tre papi
del secolo scorso vengono da Venezia. Il cardinal Sarto, Pio X, il cardinal Roncalli, Giovanni XXIII e, chiaramente, colui che verrà beatificato domenica prossima, appunto, il grande Albino Luciani, Giovanni Paolo I. Giovanni Paolo I. E anche qui la storia, vedete che si ripete. Ecco, sapete, penso sappiate che il Papa Paolo VI, oggi San Paolo VI, morì il 6 di agosto del 1978. Sapete chi doveva venire a celebrare come cardinale alla guardia nel 1978? Il cardinale Albino Luciani, doveva essere qui. Ecco, un'altra così ricordo dei patriarchi di Venezia. 1958 muore Pio XII. Ma sapete chi aveva celebrato messa come questa mattina nel 1958, il 29 di agosto? Niente meno che il cardinal Roncalli. Infatti, l'anno dopo, da Papa, 1959, con un impulso radio, oggi diamo tutti per scontato con i telefonini, vabbè, ma allora ancora, insomma, la tecnica era qualcosa. Bene, Don Orione aveva voluto questa Madonna là in alto, 1959 viene appunto realizzato questo sogno di Don Orione, viene collocata sulla torre e da Castel Gandolfo il Papa dà un impulso per cui si illumina chiaramente la statua della Madonna della Guardia. Ecco, credo di avervi detto troppe cose, poi dobbiamo ascoltare le parole più sagge, ecco, del Patriarca. Però portiamo via anche questi aneddoti. Vedete, io ho fatto tanti anni scuola, sono vecchio ormai, sono in pensione come insegnante del liceo, però io insegnavo storia con tanti aneddoti. Ecco, con gli aneddoti i miei alunni si ricordavano anche della storia. Ecco, ricordiamo questa grande figura e soprattutto il fatto che Don Orione, per chi ha costruito questo santuario? L'ha costruito per noi, per ognuno di noi. Se lui non avesse avuto questo coraggio, ecco, oltre 90 anni fa, questo santuario oggi noi non l'avremmo. Naturalmente stasera tutti in processione, vero? Alle 18 tutti, eccetto il comandante provinciale e il prefetto, però se viene eccellenza, no, non viene, però noi saremo contenti, va bene. Ma a parte questo, no, permettete la battuta e perdonatemi anche la confidenza, ma so che il signor prefetto è veramente una persona splendida. Ecco, davvero, tutti gli altri stasera in processione, va bene? Vi fa bene. Ecco, io ve l'ho detto, ho avuto un attacco cardiaco, sono rimasto lì 21 minuti, grazie a Dio ne c'erano i miei amici alpini che mi hanno fatto per 21 minuti il massaggio cardiaco. Ecco, io dico alla Madonna, se vuoi che il prossimo anno sia qui a cantare, vedi di farmi star bene, anche passando per qualche accidente. Bene, mi pare che stiano arrivando con la processione, ecco, manteniamo un attimo di silenzio. Mi raccomando, quando vi inviterò a cantare, tutti insieme a lodare il Signore. Non preoccupatevi che la cupola è stata costruita saldamente, non viene giù se cantate forti, state tranquilli.
un'ultima nota. Sapete cosa avrebbe fatto Don Orione a quest'ora? Era là sul piazzale che con l'ostensorio benediva i malati. E quando è tornato dall'America era talmente stanco che non ce la faceva. Si è messo in parte con una candela come un chierichetto. Questo per dirvi, preghiamo davvero per i tanti malati. Ci alziamo in piedi.
Spirito Santo. Pace sia con voi e con il tuo spirito. Reverendissimo signor Patriarca, eccellenza carissima, oggi la accogliamo con alcune parole che San Luigi Orione spesso, con profonda devozione e anche con appassionato amore, rivolgeva alla Madonna e che in questi giorni della novena abbiamo ricordato. Le parole sono queste. Quanto è bella la Madonna. Le ricordiamo perché desideriamo che possano risuonare con gioia e gratitudine e anche emozione nel suo cuore di pastore che sappiamo innamorato di Maria. Le porgo questo saluto affettuosissimo a nome dell'intera diocesi di Tortona, a nome della famiglia Orionina che custodisce e anima questo splendido santuario e poi anche a nome mio personale. E qui mi si consenta qualche nota particolare. Se la gioia per averla qui è di tutti, c'è una gioia del tutto singolare nel mio cuore. Prima di tutto per l'antica conoscenza e amicizia che ci lega. Fin dai tempi nei quali lei a Genova era giovane sacerdote e io liceale in discernimento vocazionale. Da allora è passato tanto tempo, ma da allora quell'antica amicizia, quell'antica conoscenza si è mantenuta, si è accresciuta, si è rinsaldata. La mia gioia poi è grande perché abbiamo qui al Santuario della Guardia, in diocesi di Tortona, un pastore generoso, fedele, zelante, che ha servito e sta servendo con grande amore il Signore e la Chiesa. E la gioia poi mia personale è ancora grande perché ci ritroviamo sotto lo sguardo della Madonna della Guardia, a entrambi carissima. Perché ha accompagnato il nostro cammino passo passo e a lei noi guardiamo sempre con grandissima gratitudine e con amore davvero filiale. Questi sono almeno tre motivi per i quali la mia gioia oggi per averla qui è davvero molto molto grande. La ringraziamo perché prega con noi e prega per noi. Le chiedo di presentare al Signore attraverso la Madonna della Guardia la mia persona, il mio ministero e soprattutto questa bella, bellissima chiesa che vive a Tortona. Per parte nostra le assicuriamo la nostra preghiera. Per lei, per il suo ministero, per il nobilissimo, antico Patriarcato di Venezia. E torniamo con la Madonna della Guardia, alla quale chiediamo di essere, continuare ad essere custode
della nostra vita e delle nostre chiese. E con Don Orione, per proseguire ora la nostra celebrazione eucaristica, diciamo, come lui era solito dire, Ave Maria e avanti, nella celebrazione anche dei misteri del Signore. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Christe. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Fili unigenite, Jesu Christe, Domine,
es peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad testeram patris, miserere nobis. Tu salvos Domino. Cum Santo Spiritu in gloria Dei Patri. Benedetta sei tu, Vergine, o Dio, che nella tua misericordia ci hai donato come celeste custode la beatissima madre del tuo Figlio. Concedi che, protetti dal suo aiuto, custodiamo fedelmente la grazia della tua salvezza, che per mezzo di lei in Cristo abbiamo ricevuto. Egli è Dio e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Siracide. La sapienza fa il proprio elogio e in Dio trova il suo vanto. In mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria. E in mezzo al suo popolo viene esaltata, e nella santa assemblea viene ammirata. E nella moltitudine degli eletti trova la sua lode. E tra i benedetti è benedetta, mentre dice: «Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo, primogenita di tutte le creature. Nel cielo ho fatto sorgere una luce potente, e come nube ho ricoperto la terra. Io ho posto la mia dimora lassù, il mio trono era su una colonna di nubi. Allora il creatore dell'universo mi diede un ordine. Colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse: fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele e affonda le tue radici tra i miei eletti. Prima dei secoli, fin dal principio egli mi ha creato, per tutta l'eternità non verrò meno. Nella tenda santa, davanti a lui ho officiato, e così mi sono stabilita in Sion. Nella città che egli ama mi ha fatto abitare, e in Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso. Nella porzione del Signore è la mia eredità, e nell'assemblea dei santi ho preso dimora. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate,
e saziatevi dei miei frutti, perché il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi vale più del favo di miele, e il mio ricordo perdura nei secoli. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, e quanti bevono di me avranno ancora sete. Chi mi obbedisce non si vergognerà, chi compie le mie opere non peccherà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Grandi cose ha operato il Signore nella Vergine Maria. Tutti. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri e del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sé.
al libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Beata sei tu, o Vergine Maria, perché hai creduto. Sia adempiuta in te la parola del Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, è beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in dire: lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, Don Orione direbbe: benvenuti nella casa della Santa Madonna. Io intendo ringraziare il rettore del santuario, il superiore generale della congregazione della famiglia orionina, per il gradito invito, e saluto con grande cordialità e deferenza il vostro vescovo diocesano, lo chiamo Don Guido da anni, lo ricordo da quando era studente liceale, ho visto il suo cammino spirituale. Penso che il cammino in questo momento di chiese italiane che vanno verso una sinodalità possa avere in voi, popolo di Tortona, e nel vostro vescovo due riferimenti che aiutano a capire il Vangelo oggi. E l'oggi deve annunciare il Vangelo. Saluto poi Sua Eccellenza Monsignor D'Ercole, il Vescovo Emerito d'Ascoli Piceno, che ho conosciuto, ho avuto modo di conoscere negli incontri della Conferenza Episcopale Italiana. Ringrazio le autorità civili e militari presenti e ringrazio soprattutto l'Arma dei Carabinieri perché mi ha aiutato a arrivare nel centro. E ora vorrei con voi vivere questa giornata. Intanto vi dico che come genovese sono contento perché per noi genovesi la Madonna è la Madonna della Guardia. E vi dico che ho faticato un po' quando sono arrivato a Venezia a sostituirla con la Madonna della Salute. Ma da quando mia madre, che un anno fa ci ha lasciato, siamo quattro fratelli, mi ha detto tutte le sere io ti raccomando alla Madonna della Salute. Allora ho detto, cara Madonna della Guardia, sono il patriarca di Venezia
e siete la stessa Madonna, ma d'ora in poi, insieme alla Madonna della Guardia, c'è il titolo per noi veneziani, la salute, la Madonna della salute. Dicevo che come genovese sono contento di essere nel santuario e nel giorno in cui la liturgia della Chiesa celebra la festa solenne della Madonna della Guardia. E ricordo quella benedizione che un arcivescovo di Genova, affiancato da un patriarca di Venezia, nell'agosto del 58 diede nel sagrato. Ricordo il cardinale Siri perché mi ordinò 45 anni fa. E non posso non ricordare il patriarca Roncalli, San Giovanni XXIII, che poi l'anno dopo dal Vaticano, perché era diventato Papa, illuminò la statua che intanto era stata eretta al vertice del santuario. E dicevo che come patriarca di Venezia sono contento, anche perché Don Orione aprì le sue prime case anche in Veneto. Qualche mese fa ho celebrato il centenario dell'Istituto Berna, con un anno di ritardo, motivo Covid. Poi so anche che il patriarca La Fontaine venne qui a Tortona nell'autunno del 26. Erano appena partiti i lavori per questo santuario, a trovare Don Luigi Orione che stava uscendo fuori da un momento molto difficile per la sua salute. E poi sapete c'è anche un altro legame col Veneto, mamma Carolina Feltri, la mamma di Don Orione, di Don Luigi Orione, che era una contadina veneta, aveva origini venete, era una donna analfabeta, ma era una grande maestra di vita e di fede. Cosa deve essere un santuario? Noi ci troviamo nel santuario della Madonna della Guardia di Tortona e rispondiamo un po' a queste domande, come pastori e come popoli di Dio. Saluto intanto anche, vedo numerosi confratelli nel sacerdozio, grazie della vostra presenza che è molto significativa. Cosa deve essere un santuario per una diocesi? Un luogo spirituale, un luogo in cui si recupera o si fa crescere il nostro rapporto con Dio. Un santuario è la meta di un pellegrinaggio. Guardate, i pellegrinaggi non sono solo quelli di Lourdes, non sono solo quelli della Terra Santa, facciamoli, ma è anche sapere una volta al mese dedicare un pomeriggio, una mattinata, qualche ora per venire in un santuario. Per crescere nel nostro rapporto con Dio, il santuario è un luogo di silenzio, è un luogo di preghiera, è un luogo in cui si amministra meglio il sacramento del perdono. Il sacramento del perdono è la misericordia infinita di Dio che si incontra con la conversione. Le due cose vanno insieme. La misericordia di Dio non è tollerare, è perdonare, è rigenerare una vita che si era spenta. E i santuari sono questi ospedali, cliniche, luoghi di cura della nostra anima. E poi devono essere un luogo di catechesi. La liturgia è una catechesi.
La catechesi dobbiamo riscoprirla, perché molte volte siamo una chiesa un po' afona. E San Pietro ci ricorda fin dagli inizi essere sempre capaci di dare le ragioni della nostra speranza, cioè della nostra fede, della nostra gioia, della nostra carità. La prima lettura di oggi, tratta dal Siracide, libro che è stato chiamato anche ecclesiastico, perché? Perché era declamato spesso nella Chiesa primitiva, e questo nome di ecclesiastico gli viene attribuito, è attribuito a San Cipriano, quindi siamo a metà del III secolo. Appartiene questo libro a che cosa? Alla tradizione sapienziale dell'Antico Testamento. E la sapienza chi è? Cristo. Una linea cristologica veterotestamentale è proprio la linea sapienziale. Siete venuti qui e qui c'è più della sapienza di Salomone. Ma Maria è anche quella persona umana che grazie a Cristo, attraverso Cristo, incarna la sapienza umana, antropologica. Il Creatore mi disse, abbiamo ascoltato nella prima lettura, fissa la tua tenda in Giacobbe. Ho posto le mie mani in un popolo glorioso, avvicinatevi a me. Questa linea dell'ecclesiastico, del Siracide, riguarda soprattutto Cristo e Maria. Queste due realtà che si indicano a vicenda. Non sono alternative, non si fanno concorrenza. E Maria è la prima salvata. Gesù, Maria sono allora la sapienza di Dio, ma il sapere di Dio è dono che va accolto. C'è una sapienza che è la sapienza del mondo, guardate, la sapienza che ci entra in casa tutti i giorni. San Paolo, quando scrive ai Corinti, Corinto era una città di 500.000 abitanti, si diceva vivere alla Corinza, per dire si viveva in un determinato modo. Per i veneti, se c'è qualche veneto qui presente, Sant'Antonio da Padova, la marca trevigiana, per dire che non viviamo in un tempo in cui siamo legittimati a dire non possiamo fare niente, non abbiamo nulla da fare, no, vivi il tuo battesimo, le promesse del tuo battesimo, le scelte battesimali, le scelte della confermazione, le scelte del sacerdozio. E quel servizio materno che Maria svolge come madre dell'intera umanità consiste proprio nel darci questa sapienza. Quanto è importante in una famiglia la sapienza di un papà e di una mamma. Quanto è importante in una famiglia la sapienza dei nonni. D'altra parte, se noi guardiamo bene le apparizioni riconosciute dalla Chiesa, io penso a Lourdes, penso a Fatima, penso a Rue du Bac, penso alla Salette, le grandi apparizioni hanno detto sempre un'unica identica cosa, che si riassume in una richiesta, che è una richiesta che apre un percorso. La Madonna ama aprire dei percorsi nelle comunità cristiane, nella vita dei singoli. E questo atteggiamento della Madonna è costruite una cappella, costruite una chiesa.
perché la cappella e la chiesa è il luogo dell'incontro con Dio. Costruire una cappella, questa in genere era la richiesta sintetizzata che conteneva poi tutte le altre cose. Un santuario, ritorniamo a quello che dicevamo all'inizio, è realmente tale se risponde alla, e risponde alla sua missione se suscita un movimento spirituale. Pensiamo al movimento spirituale che da 120 anni circa si muove intorno a Lourdes. I malati, la carità, l'accompagnare chi da solo non ce la può fare, la preghiera del rosario, la preghiera eucaristica, il sacramento della riconciliazione. E potremmo dire che ci sono dei santuari che hanno costituito addirittura dei popoli. Pensiamo al santuario di Guadalupe, che tiene insieme popoli, etnie diverse, che riunisce l'America del Sud in nome della Madonna e di un meticcio. La Madonna precede, la Madonna indica strade che noi poi cogliamo dopo a distanza di anni, di secoli. Quali sono le parole che dovrebbero accogliere i pellegrini che entrano in un santuario? Sono le parole che appartengono a quei testi del Vangelo, del Nuovo Testamento, che riguardano Maria. Non temere. Entrando in un santuario, forse molti di voi avranno in mente l'episodio in cui Don Orione assolve colui che aveva ucciso avvelenando la sua madre, il matricida, il quale dopo aver sentito casualmente, perché non ne frequentava la Chiesa, ma certe volte i misteri di Dio sono molto superiori alle ragioni degli uomini, entra in quella chiesa, sente quel pretino che, parlando della confessione, dice: anche se uno avesse avvelenato sua madre, gli avesse messo il veleno nella scodella, se pentito, Dio lo perdona. E allora questa invocazione non temere, che Maria si sente dire dall'angelo, ma che dobbiamo sentirci riferita a noi stessi con le dovute differenze rispetto a Maria, certamente, ma anche noi andando in un santuario, qualunque storia abbiamo, non dobbiamo temere. Maria si sente dire: hai trovato grazia presso Dio. E ciascuno di noi, in modo diverso da Maria, ma vero, deve dire a se stesso: io oggi, se voglio, trovo grazia presso Dio. E ancora, uscendo da un santuario, dovrebbero riecheggiare nel pellegrino: beato tu che hai creduto, beato io che esco da questo santuario almeno desiderando di credere un po' di più. Naturalmente, dicevo, in Maria queste frasi, non temere, hai trovato grazia presso Dio, beata tu che hai creduto, risuonano in modo molto diverso rispetto a noi che siamo semplicemente una comunità che cerca di convertirsi. Oggi, festa della Madonna della Guardia, in questo tempio voluto fortemente da Don Orione, in quello che era un luogo difficile della città, ma da sempre segnato dalla presenza di una reiterata devozione mariana. Infatti è dall'anno 1000 che in questo sito c'era un'antica chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie.
che prima fu officiata dai benedettini, poi dai francescani, adesso dai figli di Don Orione. E Don Orione già nel 1893, quindi giovanissimo, diceva ai suoi primi giovani: qui sorgerà un grande santuario. 1893. Concludo con le parole con cui Don Orione si rivolgeva a chi gli presentava delle sofferenze, delle pene, dei disagi, forse anche dei peccati che giudicava insanabili. Inginocchiamoci, recitiamo insieme un'Ave Maria alla Madonna e vedrai che tutto andrà bene. È la parola di un santo. E come tutti i santi, anche Don Orione ha sofferto. Il rettore mi faceva vedere la casa dei 400 lire. Prima gli è data, poi gli è tolta. Riscopriamo, facciamo nostra, portandola soprattutto nelle nostre famiglie. Abbiamo bisogno di riscoprire gli spazi domestici come luoghi di fede. Anche questo fa parte del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia. Questa semplice fede, quella di Don Orione, così era lui, così è ancora e così ci vuole. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. E terzo giorno risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica,
Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, eleviamo a Dio Padre la nostra preghiera per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Guardia. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, affinché il Signore le conceda di essere sempre fedele alla sua vocazione, essere popolo santo radunato dalla Trinità, per manifestarsi al mondo come sacramento di comunione, per condurla alla pienezza del suo amore. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per il Patriarca Francesco, che sulla cattedra di San Marco è successore del Cardinal Sarto, poi San Pio X, e del Cardinal La Fontaine, grandi amici di San Luigi Orione, affinché il Signore gli conceda l'ardore apostolico di questi grandi testimoni della fede. Noi te preghiamo, ascoltaci, Signore. Per il Vescovo Guido, che proprio in queste ore, un anno fa, veniva annunciato qual pastore di questa antica chiesa marciana, dono di Papa Francesco a Tortona, affinché possa guidare il suo gregge con sollecitudine di padre sempre vigile e premuroso nella cura del suo popolo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per tutti gli afflitti e per quanti sono nella prova, affinché il Signore purifichi il mondo dagli errori, conceda la pace a tutti i popoli, converta i cuori dei potenti, allontani la pandemia, vinca la fame e conceda la salute a tutti gli ammalati. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per tutti noi che celebriamo con fede e devozione questa solennità della Vergine Maria, lo sguardo di Maria ci aiuti e accompagni nel cammino della vita. Il dono della parola che salva produca in noi una vera conversione, con un forte desiderio e serio proposito di diventare santi. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. E ora la nostra preghiera si fa più marcatamente mariana. Proprio in queste ore, nel lontano 1492, la Vergine Santa appariva sul colle del Monte Figonia a Benedetto Pareto. Secondo il sentire del popolo, sono proprio queste le ore in cui la Madonna elargisce più abbondantemente le sue grazie. Ci rivolgiamo a lei con la fede dei nostri padri, con la fede di Don Orione, e lo faremo attraverso la supplica. Trovate un foglietto più piccolo nel banco. Ci guiderà in questa supplica il rieletto superiore generale della congregazione Padre Tarcisio, ottavo successore di Don Orione. O Maria, dolce Madre nostra, guardia potente ed operosa, tu ci vedi qui prostrati ai tuoi piedi, pieni di riconoscenza e di fiducia. In questo giorno
e in quest'ora benedetta della tua solenne apparizione sulla vetta del Monte Figonia. Questo tratto, che ci mostra la squisita bontà del tenerissimo tuo cuore, ci fa pensare che se tu esaudisci sempre la preghiera dei tuoi poveri figli, ti scegli però giorni e ore in cui versi a piene mani su di essi i tesori di cui sei dispensatrice. Infatti, dall'ora beata in cui i tuoi piedi premettero la cima avventurata del Figonia, ivi apristi una fonte di grazia e di prodigi. Ebbene, o Maria, se è questa l'ora prescelta da te per le tue particolari misericordie, se è questa l'ora dei tuoi portenti, mostralo a noi che supplici ti invochiamo. Noi siamo più miseri, più meschini di Benedetto Pareto, ma per questo appunto abbiamo maior diritto alla tua pietà. E chi ci ascolterà se non tu, nostra madre e madre di Dio? Tu che hai un cuore sì immensamente buono, tu che non sai respingere chi a te ricorre. Vedi davanti a te quanti infermi, quanti afflitti, quanti infelici, quanti peccatori. O Madre, ridona la salute ai malati, consola quelli che piangono, riunisci, rapacifica i cuori disgiunti, ascolta il gemito di chi soffre, il lamento dell'oppresso, il sospiro del moribondo. Tu ottienici pace, tranquillità e santa letizia, ma soprattutto, fin da questo esilio, facci trovare e possedere Gesù, unico vero bene, rianimando la nostra fede, ravvivando la nostra speranza, infiammandoci di carità ardentissima, che diventi poi perfetta in quell'ultima ora, ora suprema delle tue misericordie, quando, o Maria, con la vigile e amorosa tua guardia, ancora una volta ci salverai dall'infernale nemico e verrai a prenderci sul letto della nostra agonia per portarci in paradiso. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
misericordie, Mater Dei et Mater Venie, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater Plena Sancte Laetitiae, O Maria. Mater venie, Mater spei, et Mater gratiae, Mater plena, Sancte Laetitiae, O Maria. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. Ti offriamo con gioia, o Signore, il pane e il vino per il sacrificio di lode, nella festa della madre del tuo Figlio. In cambio della nostra umile offerta, donaci una conoscenza sempre più viva del mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Vero Dio e vero uomo, Egli è l'unico mediatore e fratelli uomini, sempre vivo a intercedere in nostro favore. Nel mistero della Tua benevolenza hai voluto che Maria, madre e socia della Redenzione, continuasse nella Chiesa la sua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. Questa provvidenza d'amore ha il suo fondamento nell'unica mediazione di Cristo, da cui trae la sua efficacia, e il popolo fedele ricorre con fiducia alla Vergine Maria nei rischi e nelle ansie della vita, e incessantemente la invoca madre di misericordia e dispensatrice di grazia. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
insieme. Osanna in Santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo avere cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo Patriarca Francesco che presiede l'Eucaristia, il nostro Vescovo Guido, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia,
donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Luigi Orione e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore Gesù Cristo, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Quito olis peccata mundi, miserere nobis. Quito olis peccata Ecco
ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Thank you.
insieme. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare. Sei vero amico solo tu. Preghiamo, rinvigoriti dai sacramenti della salvezza, ti supplichiamo, Signore, che dopo aver solennemente venerato la Beata Madre di Dio Maria, meritiamo di gustare per sempre il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore. Ringrazio Sua Eccellenza, il Patriarca di Venezia, per aver accolto l'invito ed essere venuto qui in santuario. Il grazie viene non solo da parte mia, ma da parte di tutta la congregazione, anche per quelle cose che sono state dette, per quel feeling che c'è sempre stato tra il Patriarcato di Venezia e la nostra congregazione. Amo ricordare un episodio. Il Patriarca La Fontaine, per il suo giubileo, invitò Don Orione. Uscì la celebrazione nella Basilica di San Marco, ma il posto di Don Orione, che era in prima fila, era vuoto. Lui non c'era.
Questa è una testimonianza che fece il cardinal Capovilla. Era un seminarista, si trovava ad osservare cosa avveniva e disse: guardai il volto del patriarca La Fontaine e lo vidi piuttosto rattristato quando, passando, vide che il posto di Don Orione era libero. Inizia la celebrazione, arriva tutto trafelato di corsa Don Orione e si mette al suo posto. In quel momento, dopo l'incensazione, il patriarca si gira e lo vede lì, in prima fila, e il suo volto si è subito illuminato con un grande sorriso. Questo per dire quali furono i rapporti tra Don Orione e il patriarca La Fontaine. Lei ha ricordato quando venne qua a Tortona perché Don Orione ebbe un momento precario di salute. In quel momento, nella camera con Don Orione e il patriarca, Don Orione chiese al patriarca La Fontaine che se per caso lui fosse venuto a mancare, fosse stato il patriarca a prendere in mano la sua congregazione. Questo per dire l'amore grande e la fiducia grande che c'era tra queste due persone, tra questi due santi. Quindi davvero grazie, siamo contenti che lei sia in mezzo a noi. Con lei io ringrazio tantissimo il nostro vescovo, Monsignor Guido Marini, perché ci ha guidato in questa novena. Non è passato ancora un anno, ma ci sta guidando nel cammino di questa nostra amata diocesi, la diocesi del nostro padre fondatore. E lui ci guida con fermezza, ma anche con tanta tenerezza. Con tanta tenerezza che dimostra in tutti gli incontri con noi. E lo dimostra in tanti modi, con gesti semplici, ma tanto profondi. Ringrazio anche il nostro, noi lo chiamiamo Don Giovanni, il nostro Don D'Ercole, perché l'abbiamo conosciuto fin quando eravamo chierici, da giovani, abbiamo collaborato con lui, ti ricordi quando eri parroco a Ogni Santi, io venivo dal teologico a dare una mano lì in parrocchia, quindi c'è una, così, una vicinanza unica con lui. Il nostro Don Tarcisio Vieira, abbiamo detto che è stato rieletto per la seconda volta superiore generale della nostra congregazione. Poco più di 100 anni fa Don Orione arrivava in Brasile. Là si è costituito a San Paolo del Brasile un bellissimo museo. Qui dal santuario abbiamo mandato alcune cose preziose. Preziose perché sono la veste che Don Orione indossava quando è morto e altre reliquie che avevamo. Abbiamo detto abbiamo il corpo, è bello che anche il Brasile abbia qualcosa di prezioso che ricordi il nostro fondatore. Questo santuario, Don Orione diceva sempre, deve essere il fiore più bello di tutta la congregazione, tanto lo amava. Quindi il mio grazie davvero a tutti, ai confratelli. Un grazie a chi rappresenta il viceprefetto, il dottor Ponta, e con lui a tutte le autorità civili e militari. È un grazie che viene dal cuore e che ci unisce in questo cammino di festa. Non è finita qui. Noi oggi alle ore 15 avremo un'altra celebrazione eucaristica presieduta dal nostro padre provinciale. Subito dopo, alle ore 17, il nostro vescovo presiederà la messa, alla fine della quale daremo inizio alla processione della Madonna della Guardia. Don Orione voleva che la Madonna arrivasse fino alla cattedrale. Lì tutti faremo di nuovo quel rito che Don Orione volle, la recita del credo. È importantissimo in cattedrale col nostro vescovo recitare il credo. Torneremo in santuario e Monsignor Marini mi diceva: ma ho sentito che dopo si rientra in santuario e c'è la benedizione eucaristica. Sì, faremo un po' di adorazione, almeno un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, e poi la benedizione eucaristica, perché Don Orione voleva questo gesto. Diceva: Maria ci porta a lui, a Gesù, quindi l'adorazione, la benedizione eucaristica. Ma la festa della guardia non è ancora finita, perché avremo poi la messa delle ore 21, i fuochi d'artificio che sono di prassi, bisogna farli, guai se no, e poi la celebrazione di questa grande solennità si concluderà alle ore 22:30 con l'ultima celebrazione della Santa Messa. Noi ripercorriamo i passi che Don Orione ci ha insegnato a fare. La novena che è stata fatta è come l'ha voluta lui. La festa della guardia è come l'ha voluta lui. Quindi continuiamo in questa tradizione.
ringrazi, il grazie l'ho detto a tutti, lo dico soprattutto al popolo di Dio, e vorrei ringraziare poi la nostra corale, col maestro Enrico Vercesi, all'organo il nostro Alberto Do, grazie davvero per come ci seguono non solo in questa festa ma tutto l'anno, perché la nostra corale ogni domenica, la messa delle 11, viene animata qui in santuario da loro. Ringrazio poi tutti i nostri ministranti, ieri sera ho ringraziato tutti i nostri seminaristi che stanno facendo il liceo e vengono dal nostro seminario di Iași in Romania, i diaconi, tutti gli altri che sono qui della nostra parrocchia, tutti quelli che in qualche maniera hanno collaborato a questo cammino di novena e a questa bellissima festa. Grazie davvero e continuiamo assieme nell'entusiasmo che Don Orione ci ha lasciato. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.